Testing 1, 2, 3. Per tutti i paesani che hanno venuto di Sciortino, io per italiano non faccio parlare, per fare sciortinese la faccio buona. Tanto piacere per venire qua oggi. Speriamo che arrivata l'Australia, una terra buona, una terra di divertimento. Però qua noi travagliamo e assoriamo, già non sonate, non travagliate. Ma cominciamo, guarda, you got $20? Okay, how much you got? $20? I got $20. $30. $10 per cash. $40 per cash, Spanish. $50. $50. Gary? $50 I got. I got $50 at the back. $50. $50. $50 on the man with the hat. Gary? $55 I got. La bambina vestita di rosso sono io qualche anno fa. Quella che mi imbocca è mia nonna Concettina. Mi chiamo Giusy e questa è la storia della mia famiglia in Australia. Di sua sorella Bastianina. Quante volte le ho sentito dire Masoru, mia sorella. Questo è il matrimonio di mia nonna. Sono tutte sul sagrato della chiesa e Bastianina è accanto a lei. La nonna diceva che non avevano mai avuto una sola lite. Mia nonna e sua sorella non si vedevano da anni e anni e non si sono più riviste da quando si sono separate più di 50 anni fa. Nel 54, Bastianina con le sue figlie ha lasciato Sortino e si è imbarcata per l'Australia. Andava a raggiungere suo marito che era partito 2 anni prima. Da allora non è più tornata. Oggi è un giorno speciale. Stanno per arrivare i parenti australiani. I preparativi vanno avanti da mesi e mia nonna non sta più nella pelle per la gioia di rivedere le nipoti. Sua sorella Bastianina è morta solo qualche mese fa, senza mai essere ritornata in Sicilia. Sarina e Maria, le due bambine partite con la mamma nel 54, tornano dopo tanti anni in vacanza coi rispettivi mariti. Come c'era?
Che ore passa? Questa sera dovrebbe essere domani, no? Maria aveva 4 anni quando è partita e negli ultimi 50 non è mai ritornata a Sortina. Ha sposato un altro sortinese, anche lui emigrato da bambino. Si chiama Luigi, ma in Australia lo chiamano Lu. Sarina è partita a 12 anni. È tornata a Sortino soltanto una volta, nel 76. L'anno lo ricordo bene perché quell'estate sono nata io. Per festeggiare la doppia ricorrenza, mi hanno tenuto a battesimo Sarina e suo marito Vittorio. Anche Sarina ha sposato un suo compaesano. Vittorio proviene da un paesino nel Messinese e ha lasciato la Sicilia quando aveva 16 anni. Dopo la vacanza i miei padrini sono tornati a Melbourne e io non l'ho più rivisti per 30 anni. Maria ne aveva 3, 4 anni, bravo. Voglio il Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, voglio ringraziare i signori che abbiamo fatto un bel viaggio e vi ringraziamo a tutti i cugini e i miei zii per tutto quello che hanno preparato per noi. Ringraziamo con tutto il cuore e ringraziamo anche il Signore. Amen. La salute. Da passi, sì, sì. Ti scelta tu. Ma però o papà suo, magari, se sei mica, cioè, sai chi sto con l'altro frate? Sì. Che c'ha la faccia tu, non lo so, che la faccia tu. Ti ho trovato, ma so. Ti so, Giulio, ero compagno, sono quello. Sì, però. E mi vedi una fotografia, senti. Sì. E dentro giusto. Con la buccia è un po'. No. È vero.
No, questa è la spagnola. No, no, non ci l'ho niente. Ah, non ci l'ho. Ci l'ho, non è nonna nostra. Ah, sì? Io ci l'ho niente. Madre, così è come io. Ma però ci l'ho niente. Ah, non mamma diceva, il piccino è dritto, dice, ma sono barichetto. La politica, la parola, come diceva, la politica. Papà è partito nel 52 e dopo due anni noi nel 54 abbiamo, ci ha richiamato a noi, a mamma e noi. E c'erano le immigrazioni che si partiva in Australia e allora lui decise di andare in Australia. Dopo la guerra tutto cambiò. E poi magari lì ci dovevano pagare, il governo tante tasse. Tante tasse, sì, sì. Perciò non ci riusciva. Allora papà dice, partirò là, andrò per un paio di anni e ritornerò. Sebbene com'era. Sì, là, si diceva c'era lavoro, si poteva lavorare, poteva portare un po' di moneta dietro. Invece non fu così. E poi, sai, due anni sembravano lunghi. Mamma voleva che tornava, lui voleva, oggi c'è stato il nostro poco. C'erano i cugini suoi qua, cucini. I cugini, ci hanno fatto il pagliaro. E lui, loro ci hanno fatto il latte di richiamo. Perché sai, quando c'è una familiare, qualcuno che già conosce, c'è più fiducia, diciamo, sì, quello sì. Il mio cugino mi dice la verità, no? Sì, sì. E perciò tutti le mariti, diciamo, tutti che avevano i mogli in Italia, stavano tutti insieme. Tutti insieme, sì. E sai, si cucinavano, si lavavano, poi dopo, mano a mano, si chiamavano i mogli. Questa è mia figlia. No, ma sempre la stessa. Vabbè, noi ne facciamo vecchi. Questo qui è Vittorio, no? No, questo è la Mara. La Mara. Vittorio, ti ricordi? Ti ricordi? Quando sei pronta che vede a tutti, deve. No, no, è meglio tenere la macchina così. Il minestrone di italiano, di avetro, di inglese, inglese. Vedete che è buono, eh? 74, sì. Alla sera scrivevano, sì, ogni settimana riceveva mamma la posta di papà e papà pure. E se qualche volta le lettere ritardavano, la mamma stava in pensiero, sai, tutti i mattini andava alla posta per domandare se era arrivata la lettera di papà. Ci diceva, I miss you. Ci diceva, sentiva la mancanza di sì, loro. Di essa, dei figli. Mentre loro che vedo, sai, cose sì, belle. Sì, sì. La mamma piangeva. La mamma piangeva e poi sì. A nonna tua, tanto erano vicini tua sorella, che a mamma ci dava la lettera a mia zia, a nonna Concettina. Sì. E la leggeva. Poi piangeva, a mamma. Tutte e due. Grazie Concettina. Anzi, la mamma non voleva venire. Tutti ci dicevano, perché non è per forza che lui deve andare, deve rimanere là. Dice che viene, qua sì. Lo stesso può tirare avanti. Ma poi papà diceva, ma qua c'è più opportunità, ci facciamo un po' di sacrifici e dopo torniamo, invece di star solo un altro po' di anni. Sì, sì. Poi ha deciso di partire, certamente essa era contenta ma non contenta, perché lasciava tutta la famiglia dietro. Mandando. Si dice, una volta che avevano deciso doveva andare, no? Perché molti che hanno venuto per poco poi sono restati, no? Sì, e poi quando quasi tutti. Ogni tanto la mamma diceva qualche cosa, come c'erano qualche italiana che si era incontrata, che erano qua per 5 anni. Dì, 5 anni qui passa, poi dopo ne ha passato 20. Sì, no, sì. Pure io mi ricordo così. Maria non invece. Maria poi ci passava per tanti anni che io ero in campagna e mi veniva, un ricordo razza. Era una pena. Chi sa cosa razza? E mi veniva una nostalgia. Una nostalgia. Questo mi è rimasto proprio sto posto.
arrivato la rotino e l'ombrellaio, riparazione di tutti i tipi di ombrelli. L'ombrellaio è quello che ci stava i caldaie, cose. E qual era l'idea? Qual era? Ogni volta che chiamavo paese, da ora ti dici domani chiove. Ida! Ah, Emma, non ci sono le... Emma, qua è! Emma! C'è Vittorio! Un figlio in mena! In mena Gerardena, eri giovannino! No, mi eri giovannino fatto! Un frate di Serafina! Un frate di Serafina! Ricordo. Signor vecchia, io ho 84 anni. 84 anni. 84. Tutti vecchi, Simo. Vettorio, io non parlo. Perché? Signorina, siamo. 82. Vecchi, vecchi, Simo. Vecchi, Simo. Sì, sì, sì. Perciò siamo. Siete Vicenzina. Vicenzina Murillo. Ma ne ricordiamo a tutta la signora Fina, la nonna. Sì. L'ultima iniezione c'ha figli io. Sì. Prima di morire. Rosa, quanto noi volevamo bene con tutti. Vittorio, io passo di là. Vabbè, perché devo chiudere le porte. Ciao, ciao Vittorio. Buongiorno. Veramente io non dovevo andare in Australia, però siccome c'era mia sorella che era sposata per procura a quei tempi, vai in Australia, porta tua sorella, se ti piace di stare, stai, se no ritorni. Io sono rimasto. Mi chiamavano l'angelello del paese. Un artista. Perché? Ero bella, allora certo, capelli lunghi, ero magrolina e non mi mancavano gli spasimanti, tante. La zio venne di mia, c'è questo, questo e quest'altro, io e lo conoscia, mi passo bellicchio come un giovanotto. Mi è passata la data delle nozze. Era il 9 gennaio del 1954, una mattina che nevicava, è venuto... Cioè, che ti ha portato a chiesa? E tu? Mio fratello mi portava, io capotello nuovo, ma frate, tutto vestito, etichettato, un giovanotello carino, mi pigliava a braccio, dormiamo da sposa, siamo andati in chiesa. In chiesa c'era il papà suo che mi aspettava al posto suo. Mica è stata solo mia sorella, a quei tempi quasi tutti, e sono successe tante cose differenti, sai, che certuni ci mandano, almeno mia sorella lo conosceva lui, ma tanta gente per mezzo di amici diceva, oh, io ho un ragazzo in Australia, bravo e bello, e certuni non erano bravi e belli, erano brutti e cattivi, però ci mandavano la fotografia di un'altra persona. Vediamo a suo Annina, a suo papà, tutte quante. Abbiamo mangiato, poi partiamo per Messina e ci siamo imbarcati con il mio fratellino. Siamo partiti il giorno 2 di novembre del 1954 con la turbonave Sydney. Siamo arrivati a Melbourne il 27 novembre del 1954. Era una bella giornata, di sole, tanti paesani ci sono venuti a prendere il porto. Bello, bello, bellissimo. Il viaggio è durato 28 giorni. 28 giorni erano magari lunghi, per, sembrava che non si arrivava mai. Certe volte il mare era mosso, la nave si muoveva un bel po' e tanti soffrivano. Per me è stato un viaggio fantastico, bello, no? Perché non soffrivo io, no? Ma per quelli che soffrivano, come mia sorella, è stato un nightmare.
Mi ricordo mamma stava sempre a letto perché ci soffriva tanto. E io andavo a prendere il mangiare perché non potevo andare a mangiare. Mamma non si alzava per niente dal letto. Il primo scalo abbiamo fatto a Malta, a Valletta, Malta. E quando si apriva il ballo che si ballava, i maltesi dicevano il rosario. Ma comunque dopo si sono abituati e ballavano anche loro. C'erano altre bambine là, c'erano altri ragazzetti. L'età nostra. Dell'età sì, nostra. E giocavamo là nella cabina stessa, no? La mamma non ci lasciava mai andare soli, no, no. Aveva sempre paura. Se qualche volta guardavo dal finestrino e se mi teneva della maglia. La prossima tappa è stata da Portside. Sul canale, abbiamo preso il canale di Suez, che siamo stati un giorno e una notte a attraversare il canale. E era bello, no? Si vedevano tutti questi africani, qualcosa mai visto, no? Per noi era una cosa differente, no? Ma ricordi come facevamo i barchetti con la carta? Ah sì, sì, barchetti, giocavamo nel lavandino dei mani. Sì. E facevamo i barchi di carta e mettevamo un lavandino con un poco d'acqua. Sì, sì. Ti ricordi? E chi sono? Adesso. E poi il prossimo scalo è stato in Sri Lanka, a Porto Colombo. Siamo stati un paio di giorni fermi lì. Sì, vedevano come si chiamano? I delfin, che tanti altri pesci, quando c'erano belle giornate, quando era un po' più calmo. Non so se erano delfini o tonni, non so, tagliavano la strada alla nave, certuni venivano appresso la nave a saltare. Quando c'erano belle giornate mi piaceva guardare, ma mamma non voleva, qualche volta, mi ricordo due o tre volte, ma essa mi teneva, perché avevo avuto sempre paura. Incredibile! Dopo siamo partiti per Fremantle, a Perth, nel west di Australia. E dopo da Fremantle abbiamo impiegato 4 giorni per arrivare a Melbourne. E lì il mare era troppo agitato, pericoloso, pauroso diciamo, no? Comunque ce l'abbiamo fatta. Però per un po' di tempo, per poche settimane, sembrava che ogni tanto faceva così la terra, come faceva la nave, sa? Non si poteva prendere ancora l'abitudine che eravamo ormai fermi. Terraferma. È stato un anno dalla vista dei parenti australiani. La nonna Concettina è morta qualche mese fa. Una delegazione ufficiale parte per Melbourne per partecipare alla festa di Santa Sofia, patrona di Sortino. Anch'io parto con loro. Sortino ha oggi quasi 10.000 abitanti. Altri 4.000 sortinesi vivono a Melbourne. Sono emigrati tutti negli anni 50, dopo la guerra. Ogni sortinese ha in Australia un pezzo della famiglia. Quando i miei parenti sono partiti in nave, ci volevano tra i 25 e i 40 giorni per raggiungere l'Australia. Noi in aereo ci impieghiamo 16 ore. Thank you.
E così sto per conoscere la mia famiglia australiana e quel pezzo del mio paese costituito dalla comunità sortinese di Melbourne. Sei paesana tu, sei sortinesa? Sì, lungo. Mamma mia, mi immagino. Da Dubai siete arrivati diretti forse. Da Dubai. Dubai vi è informato a Singapore. Ciao Lungo. Come stai? Verso il cittadino. Lucia! Che bella cosa, che bella cosa! Le chiamano piccola Italia. La piccola Italia. Quella strada lì. Sono tutti ristoranti italiani. Il giorno là pieno pieno. Là il giorno è. Quant'è ottobre che c'è la festa Italia? Quant'è che è? Ottobre? Sì, a fine. Questo mese, ma non mi ricordo quale sabato è. A voi sortinesi, benvenuti in Australia. Benvenuti nella casa dei sortinesi. Questo tutto a merito del dottor Orazio Mezio, il rappresentante dei sortinesi nel mondo. Grazie. Grazie. Piacere, Giusy Bucchieri. Giusy Bucchieri. Sì. Ciao, San Paolo. Vittorio. Vittorio, Apollo c'è. E allora tu sei il Bucchieri. Sì, sono io. E di quale parte di Bucchieri? Io sono Bucchieri di Don Ciccino Bucchieri, quello che abbiamo, che io vieno a Santo Pietro, il fratello di Don Ernesto. Mio padre è Gino Bucchieri, mia nonna ci dicevano, mio nonno Micinzino. Tuo papà è? Gino Bucchieri, il fratello di Franco. Lo zio è Sì, il fratello di Franco. Ecco, Polverente sarebbe tuo... Polverente è mio zio, fratello di mia mamma. Adesso mi hanno detto che sia figlia di Gino. Gino Bucchieri. Gino Bucchieri, io con papà eravamo grandissimi amici. Per l'ultima volta che siamo stati in Italia. Io voglio un peda, mi voglio mare. Quando picciotti peghi, capazzo di stasata, l'uso nataliata, mi voglio mare. Se mare da un rosa, sarebbe più negra e io che ad ogni peda mi voglio mare. Poi prima che abbiamo andato dovevamo portare tutti perché ci sono tutti i cugini che portiamo in giro. Tu sei Francis? Yes. Mr. Francis? Hi. This is Juicy. Hi, Juicy, how are you? Hi. How are you? Mio piccolino. Piccolino? Oh, here you are. Oh, there you are. Bring me your flight, my darling. Bring your flight. Io pure volevo tornare, perché... E ancora era tutto fresco, come si dice, il miss tutti i parenti, zio, la nonna, la mancanza. La nonna sempre diceva, perché non tornate? Perché mamma ci scriveva che sentiva la mancanza di loro, dice tornate, pure noi sentiamo la vostra mancanza. Perciò da una parte all'altra c'era quel pensiero di tornare. Era difficile quei tempi. Quei tempi. Quando c'era la radio, c'era Claudio Ville che c'era la canzone, mamma. E mia mamma, quando sentiva questa canzone, piangeva. L'altra pure piangeva. L'Australia era primitiva, non c'erano nemmeno gabinetti nelle zone nuove. E se quelli che l'avevano levavano fuori, nemmeno dentro. Non c'erano strade in certi posti. Dopo hanno incominciato a capire che prima di fare fabbricare, almeno fare le strade. E così verso il 70,
75, 76 hanno cominciato a tracciare tutte le strade, adesso è un paese come tutti gli altri, diciamo. Piacere Bertolina. Giovane, giovane. Grazie. Maria. Hai visto? Hai visto? Sono tutti giovani. La comare. Qua ci sono io. Yeah, mia cugina. Yeah. C'è la Bertolina. A Melbourne incontrò anche il compare Sebastiano, meglio conosciuto come Commendator Pitruzzello. La sua azienda, la Pantalica Cheese, porta nel marchio lo stemma di Sortino. Sa com'è, quando tante volte uno è pazzo deve fare qualcosa nuovo. E l'ho presa una pazzia, dico adesso dico, compro un pezzo di terreno e pianto olive. Ed infatti è successo, che già ce n'ho 11.500 in questa tenuta e poi dove abito a casa ce n'ho un altro 1.500 che là comincio a fare l'olio. Chissà, con la speranza che un domani possiamo fare concorrenza all'Italia o alla Spagna con l'olio che si farà in Australia. Questa qua è la mia tenuta, vedete, fino dove la frenza laggiù. E professore, io qua ci tengo un po' di mucche e un po' di pecore, tanto per pulire il terreno. Questo è il bacio, e quando l'ho creato per i giovani e per i vecchi, perché quando uno è giovane che cosa può fare una ragazza? Andarci un bacio. Quando uno è vecchio che cosa può fare? Andare un altro bacio. E allora è per i giovani e per i vecchi. Viaggio? Ma tu non mangi, ma mangiamo. La verità, quando mi avevo segnato all'Italia, era difficile che tornava a Sortino, perché sono partito qua di fare qualcosa, specialmente a farci vedere a mio padre che si poteva fare qualcosa. Con tale castri l'ho costruito, non per dire, per mezzo di amici, perché non potevo pagare mano d'opera. C'era mio cognato che era un bricklayer, allora lui veniva sabato e la domenica e faceva i muri. Durante la settimana io e quattro amici facevamo il tetto o le fondazioni, tutto è stato fatto, tutto gratis. Allora che facevo al giorno, lavoravo già nella moto, poi mi avevo affittato una farm, avevo 200 pecore e la sera e la mattina andavo a mangiare queste pecore. Cioè la notte lavoravo e il giorno facevo delivery. All'inizio la raccolta si regalava, ce ne lasciava, ogni negozio ce ne lasciava di 12 e ce la davano ai clienti a provarla. E allora c'è chi ci piaceva e c'è chi non ci piaceva. E intanto sa come regala oggi, regala domani, fino a che la gente ce ne ha preso il gusto e poi chiedevano la raccolta pantalica, chiedevano. E così ho incominciato a fare qualcosa, di vedere una piccola stella.
questo sotterraneo non è candina, c'è dire. Vedi chi c'è cavo, bene il Dio. Vedi che c'è il salame, vedi che sai se c'è. C'è tutto il sai se può salame. Ma le cavacce può ti coscio, vedi? Facciamo vedere che c'è. Tutto bello, ragazzi. Parenti, cucine, zie e amici. Avevo messo tutti i bicchieri, i bottiglie. Ma allora, piatti. Cosa rotonda, ci hanno messo tutti i cazzaloni. Vedi che ci accade carne a bagnato. Sapi, è vero che bagno caca ci avevamo, questo bagno a romane. Un bagno come chiede Giulio Cesare. Vedi che c'è Carincio. Il primo lavoro in una fabbrica di metalli, facevano questo bullone, lavoravano per la marina, diciamo, facevano tutti i pezzi per le navi. E poi ero un po' distante dalla casa e poi ho trovato un altro lavoro e ho lavorato nella raffineria dello zucchero, che ci ho fatto là un paio di anni. E poi si cambiava, dove c'era più moneta si andava, a quei tempi ce n'era tanto di quel lavoro, sai? Che finivi oggi e domani mattina incominciava un altro lavoro. Non è come oggi che è il lavoro scarso, no? A quei tempi c'era lavoro dappertutto. Anzi, se tu avevi un amico e lo portavi in fabbrica con te, ti davano un po' di soldi, ti regalavano qualcosa se ci portava qualcuno. Era fabbrica dei vestiti d'uomo. Cominciato avevo 14 anni, i capi operai erano italiani e allora sai, a quei tempi che erano pochi, abbastanza, ma che non sapevano parlare in inglese, allora dicevano oh, quella fattoria c'è tale persona che parla italiano, il capo operaio è italiano, e allora tutti si presentavano là, c'erano abbastanza, no? Poi dopo 2 anni ho cominciato io e se mamma poi voleva, aveva bisogno, io un po' che sapeva parlare l'inglese, allora diceva Sarina, dici questo al padrone, dici questo secondo il bisogno che avevano, no? Mi chiamava. La mamma non ha imparato l'inglese perché le è venuto un po' difficile, era grande di età, aveva 35 anni, e magari era un po' timida pure, e non voleva sbagliare, allora pure quella parola che essa la voleva dire non era facile per essa e si limitava per dirla, sembrava che la diceva sbagliata. Vedo tutti gli emigrati vengono qua, ci pare che a i soldi si fanno qua la pala. A dirti la verità, io non l'ho detto mai vado per un anno. Io non l'ho detto mai. Non volevo lavorare sotto un altro, io ci ho detto a mio papà, dico te, lasciali stare i pecori. Che ci sto tendo io. Lo mio papà mi ha detto così, la paesana, ci mucchia rosso, ci mi hai stufato io, e tu non da stufare. E allora un po' io mi sono arrabbiato e per quello poi ho deciso di venire in Australia, perché io, se mio papà mi lasciava stare a me, a parte dei suoi pecore che avevo, io ero in Sicilia, chissà, se mi passavo meglio o peggio.
A quei tempi ci faceva un'australiana, ti chiamava Bloody Walk, microbo, ti chiamava che sei un microbo, no? E l'unica cosa da fare era di incontrare una paesana, una italiana, diciamo, no? Stessa cultura. E quindi mi hanno introdotto con Sarina, amici, paesani. In 3 mesi erano fidanzati e sposati. Quando andavo a ballare io, no? 40 anni fa, che c'era il ballo ogni 3-4 settimane, e poi il signor Pedruzzello ha fatto una festa a casa sua e c'era anche lei, Maria. Come dicono gli australiani, love at first sight. La maggioranza qua sono australiani, prima c'erano più italiani e poi anche le greche, sai, ma se ne sono andati, posti nuovi. Un po' a cosa Doncaster, Bulleen e ora nelle parti dove siamo noi. Là ce n'è molto calabresi e siciliani. Mi ricordo che c'era abitazioni del padrone, poi c'era di dietro, si poteva andare, che c'era un altro appartamento attaccato, no? Penso che fosse, perché sai, un'idea, la memoria di un fusca un po'. Perché noi entravamo di dietro, che come lo flat, sai, appartamento attaccato, c'era il bagno, la stanza di letto, una cucinetta. Magari qua? Penso, perché ci sono i quadri disegnati, sai, per giochi. Hai visto? È sempre passato di lontano, proprio a guardare dentro non c'è. Non c'è venuto fino adesso, yeah. Siamo signori! Arrugotta caura, cavolo caura! Giovani! Vuole bene a loro, dai! Fino! Thank you.
Non c'era niente da fare qui, tutto è station qui, hai visto qua è qua il porto qua è. Però non c'era questa. Do you know where the ship in the 50 used to track here or there? Assai gente ora loro lo dicono. Dice, thanks to the Italians, grazie agli italiani, dice, che ci hanno fatto progredire. Prima ci criticavano e ora però ci riconoscono. Quando siete arrivati? Era la mattinata bella, calma, sole. Dico, ma qua siamo in paradiso. Pensavo io, no? Insomma, l'Australia è stata buona per noi. Nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ora è tutto cambiato, molto cambiato. Adesso ci sono, cioè, sai, Aishan, ogni tanto vedo qualcosa in televisione. Ci sono, quelle sono le nuove arrivate. Cioè, e fanno lo stesso quello che noi abbiamo fatto. Quando, la settimana scorsa, mi sembra, non tanto tempo fa, una settimana, no, il telegiornale c'era uno dei politici. E ha visitato la fattoria dove fanno e i ragazzi che cucinavano erano Aishan. Perciò adesso loro fanno quel lavoro. Che noi siamo vecchi australiani adesso, cioè avevo 50 anni che sì, siamo perciò qua. I nuovi arrivati sono quelli. Sono loro. Adesso è il tempo di loro, quelle che nuove che arrivano. Gli africani pure, sono tanti. Sì, ce ne sono tanti. È vero.
nuovo arrivati. Yes. Well, that's a small, eh? It's similar size to our one. Really? Not too big. You know, sometimes I get a bit too big. You reckon the next model after that's a bit bigger? Well, we'll see. We'll the next door. Sempre sono il mio campanello. Yeah, come on, how much of it? Before the ball comes over, it's all right, when they're doing something, when you go every 5 minutes, well, I'll look at the chair. I'll look at the chair, I'll start laughing. Listen, if it comes back again, come around the back. If you can knock over here. Yeah, invece della. Che poi c'è tutto, sai, you're cooking and. E tu pare che è somebody else in your house. Stia arrivando a fare un solo solo ieri. Funny, eh? Paesani che hanno venuto di Ciortino, io per italiano non saccio parlare, per ciortinese la saccio buona. Tanto piacere di venire qua oggi, speriamo che abbia trovato l'Australia una terra buona, una terra di divertimento, però qua noi travagliamo e assoriamo, già non sonate, non travagliate. Ma cominciamo, guarda, you got $20? Okay, how much? You got $20? I got $20. $30. $10 per la caccia. $40 per la caccia, spari. $50. $50. Gabby? $50. $55 I got at the bench. $55 I got. $60 I got. $60. $65 I got. $65. $65. That one I got. $70. I'm gonna take your $70. $70. $70 with you. $70 with you. Alla fine del viaggio mi accorgo di non avere visto quasi l'Australia. Il mio è stato un giro sulla macchina del tempo. Quest'angolo di Melbourne è un pezzo della Sortina degli anni 50. A pensarci bene, forse, è proprio quello che sono venuto a cercare dall'altra parte dell'oceano.